Tutte le partite poi non sono degli esami, tutte le partite sono dei test di verifica di condizione, di prestazione, di affidabilità. Quindi se domani giocherà Stojanovic, come per lui, anche per i suoi compagni, sarà un test importante dove io mi aspetto tanto, perché i giocatori si stanno allenando bene, perché sono tutti disponibili e perché hanno l'occasione di dimostrare. Ma sono sicuro che questa mia fiducia verrà ripagata, perché, ripeto, è una partita importante, vogliamo far bene, vogliamo provare a passare il turno. Non è una settimana normale, è che è una settimana dove abbiamo tre impegni, ed è una settimana più corta del dovuto, nel senso che abbiamo giocato sabato sera, giocando domani, e che giocheremo venerdì. E devo assolutamente, voglio assolutamente sfruttare tutta la rosa che ho a disposizione. Ritengo che siano due partite molto importanti e che dobbiamo affrontare al meglio. Credo che sul modulo non cambieremo più di tanto, anche perché le caratteristiche ci sono, sia dietro sia in mezzo al campo, per giocare, per dare continuità a un sistema di gioco o delle posizioni in campo che credo che siano in questo momento adatte alle caratteristiche che abbiamo. Quindi domani chi scenderà in campo ha le caratteristiche per interpretare quel sistema di gioco lì. Questa settimana è uno dei pochi casi dove la rosa lunga diventa un fattore positivo. Ho intenzione di sfruttare la rosa quasi al completo in queste tre partite. I giocatori sanno che hanno a disposizione tutte le situazioni dove possono farmi cambiare idea, che sono gli allenamenti quotidiani, che sono le prestazioni in gara ufficiale. Domani è una di queste, quindi ripeto, per gli atteggiamenti che vedo nei miei giocatori e per come si stanno allenando, io sono convinto che domani, uno, la squadra che metterò in campo sarà una squadra competitiva, e due, che i giocatori che metto in campo hanno tutta la mia fiducia e che sapranno pagare questa fiducia con una buona prestazione.